La Roma vuole vincere per raggiungere l'Inter, tornerebbe prima in caso di vittoria. Il Genoa vuole tornare a raccogliere punti e non solo applausi, ne ha presi solo due nelle ultime cinque partite. Sull'esterno Cassetti, si è infilato Tonetto in area, respinge Marco Rossi, cross di Cassetti, Mancini, la parata di Rubinho. È partito Mancini, dentro per Pizarro, Pizarro in area, Tonetto! Vucinic, Pizarro, Vucinic, Brighi, Vucinic, Tonetto, palla sul sinistro, prova a liberarsi, Tonetto! Sul fondo, alto il tiro di Max Tonetto. Insiste Sculli, ancora Juric, in area c'è Borriello, palla dentro Borriello! E poi il salvataggio di Cassetti su Marco Borriello. Cross sul quale salta Juan per anticipare Borriello con Co, palla sul fondo. Ferrari, Borriello, è finito a terra Ferrari, se ne va Borriello, va a puntare Juan. Sta arrivando Paro centralmente, insiste Borriello, Borriello! La palla è sfuggita a Doni, salvato da De Rossi in calcio d'angolo. Pizarro dall'altra parte, il pallone nella zona di Tonetto, De Rossi, palla fuori. Paro, ancora Paro, prova Paro da fuori, palo! Il Genoa ha sfiorato il gol con un destro di Matteo Paro. Va da solo Vucinic, poi Mancini, si è defilato Mancini, prova il cross, colpo di testa, attraversa, De Rossi prova a mettere dentro, non ce la fa. Pizarro alza, colpo di testa di Cristian Panucci e la Roma in vantaggio. Cristian Panucci ha portato in vantaggio la Roma. Finisce qui e la Roma è in testa alla classifica, raggiunge l'Inter a quota 25 punti, passa a Genova con il gol di Cristian Panucci.